abbassare le frequenze, a non cedere a questo manipolo di criminali satanisti. E vorrei invitare anche le forze dell'ordine e ricordare alle forze dell'ordine che c'è stato già un processo di Norimberga dove qualcuno per scagionarsi ha detto di avere semplicemente eseguito ordini. Libertà! Grazie Valentina. Valentina! Chiedo... sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La produzione, purtroppo siamo di fronte di fatto ad una sospensione dei diritti costituzionali, di fronte a una violazione degli articoli della Costituzione a partire dall'articolo 3, dell'articolo 21, dell'articolo 40, siamo di fronte alla sospensione anche di un trattato di Lisbona e della Carta fondamentale dell'Unione Europea. Cioè lottiamo per l'abolizione del Green Pass. Noi riteniamo che il Green Pass non sia assolutamente uno strumento sanitario, dato che ci sono evidenze scientifiche secondo cui il vaccinato possa contagiarsi e possa a sua volta contagiare. Noi lo riteniamo più che altro uno strumento politico. Cosa che ha un punto di vista comunicativo. Se noi oggi non alziamo la testa, il Green non ce lo toglieremo più. Oggi è per il lavoro, domani sarà per qualcos'altro, ci sarà per il clima, per l'ambiente, già cominciano e noi non dobbiamo permettere, ecco perché dobbiamo farlo. Amici, anche chi si sta vaccinando, aprite la testa, fatevi due cazzo di domande, fatevele, continuiamo a combattere tutti insieme per la nostra libertà, 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 libertà. Il primo dovrebbe essere il signor sindaco a scendere. E Luca! Scendi! Tutto qui. Che i treni si fermino, che i camion si fermino, che si fermino gli autobus. Questa è la vera battaglia. Se ancora non l'abbiamo capito e compreso, Trieste lo sta dimostrando. Devo dire che non tutta la stampa è contro di noi. Ci sono anche quelli che ci hanno dato spazio, ci sono anche quelli che non hanno percepito i fondi della regione e ci sono anche quelli che non hanno percepito i fondi del governo, dunque sono liberi, si possono esprimere liberamente e ci danno spazio in continuazione come oggi.